Buonasera Daniele Emanuelli. Buonasera Irene Benedetti. 31esima puntata in stagione di Sport Up, si è giocata la 32esima giornata del campionato di eccellenza Girone B, che ha visto all'attivo ben 32 reti con 6 vittorie e 2 soli pareggi. Ma quel che importa è che Rimini è riuscito a ottenere la vittoria con la manita per 5-0 sul campo dello stadio Romeo Neri contro la Marignanese. Che vittoria, tra poco la commenteremo anche con i nostri ospiti. Stasera sta arrivando appunto l'assessore allo sport e al bilancio del comune di Rimini, Gianluca Brasini, col quale commenteremo appunto anche argomenti davvero molto delicati. Tra poco capirete il tutto, ma io direi subito di andare a vedere risultati e classifica attraverso la collaborazione della nostra Irene Benedetti. Allora, andiamo a leggere subito i risultati. Cervia Castrocaro 0-2, Savignanese Corticella 2-1, Argentana Faenza 1-1, Bellaria Faro 2-0, Granamica Fiariccione 1-1, Rimini Marignanese 5-0, San Pierana Massa Lombarda 3-1, Sant'Agostino Old Meldola 7-0, Classe Real San Lazzaro 2-0, Progresso Sasso Marconi 1-2. Andiamo a vedere anche la classifica dopo l'ultimo turno, così vediamo un po' il Rimini. Prego. E quindi abbiamo il Rimini con 82 punti, Sasso Marconi 65, Classe 62, Fiariccione 54, Granamica 51, Savignanese Castrocaro 50, Faenza 47, Marignanese 46, Sant'Agostino Massa Lombarda 45, Argentana 44, Real San Lazzaro 40, Progresso 38, San Pierana 37, Corticella 33, Faro 27, Bellaria 26, Cervia 25, Old Meldola 20. Ebbene, bene, ricordiamo anche il numero per interagire con noi durante 333-609-4299, mi raccomando, scriveteci. Bravo, numero adesso, che è valido anche per WhatsApp. Sì, lo sanno, ma loro lo sanno. Va bene, WhatsApp, tutti i WhatsApp. Brava. Allora, prima di iniziare, volevamo fare i complimenti innanzitutto alla Juniores perché ha vinto il campionato appunto del proprio girone, che riguardava da vicino la formazione allenata da Ignazio D'Amato. Vanno i nostri complimenti. Andiamo a vedere anche la classifica, questa invece è la foto ufficiale della squadra, 11 giocatori in campo, una delle tante foto di questa stagione. E poi nel corso appunto della puntata vedremo anche qualche immagine di riferimento, in particolar modo la partita che ha visto i biancorossi trionfare per 3-1 contro il Nova Feltria. Una Juniores che ha una particolarità, Irene, ha segnato gli stessi gol della prima squadra, come vediamo da questa classifica, ben 72, ha perso 2 match come la prima squadra e ha preso un gol in più, gol 16 anziché 15, quindi un gol in più rispetto alla prima squadra. Andiamo a vedere anche qualche gol di questa stagione, proseguendo sempre con la slide, il match che dicevo appunto prima, che riguardava i biancorossi di D'Amato contro la formazione del Nova Feltria, un match vinto allora per 3-1. Se la regia ci assiste sempre in questa slide, appunto è presente i 3 gol che caratterizzarono quella partita giocata, penso un po', Irene, nel mese di ottobre. Una partita importantissima che fece capire proprio il potenziale offensivo della squadra di Ignazio D'Amato, che sprecò tantissime occasioni da rete, riuscì a siglare anche il terzo gol dal dischetto dagli 11 metri. 2 volte fu ripetuto questo rigore con appunto i biancorossi che trionfarono alla fine per 3-1. Ebbene, dalla Juniores, prima Irene ci ha letto il risultato del Rimini che ha vinto per 5-0 contro la Marignanese, è stata una partita importantissima e anche molto bella. Andiamo a gustarci il servizio. Sta per arrivare. Arriva. Con qualche difficoltà, ma sta per arrivare. No, arriva. In principio fu la spedizione dei 1000, poi divenirono 1800, infine 2470. Come timoniere, buon Garibaldi si è travestito nell'era moderna in Alessandro Mastro Nicola e ha guidato il suo gruppo verso la gloria. Quella gloria che i tifosi più accesi e non oggi attendevano con un occhio al web e con l'orecchio alla radiolina, come accadeva un tempo. Insomma, a Rimini si è vissuta una domenica dai fasti antichi che ha riportato alla memoria promozioni passate per un elefante e una B fatta alzare al cielo. E se non fosse stato per i gol di Tonini arrivato al 92esimo, da non confondere con Tonino Cereso, il Rimini avrebbe festeggiato la matematica promozione. Di mezzo un Sasso che si chiama Marconi e non certamente Marignanese. In campo e già in avvio si vede la forza del Rimini con Bonaventura che pennella per la testa di Fabbri, un pallone invitante che il centrocampista deposita sul fondo. Lo stesso centrocampista spreca l'assist questa volta di Goyebre, che in velocità va via all'avversario, ma il compagno si lascia ipnotizzare da Gentilini.
Bomber Bonaventura viene chiamato in causa, mister 20 gol, accarezza il palo ma non incide, cosa che fa più dalla mezz'ora a Guglielmo. Servito da Ciccarevic, l'esterno indovina l'angolo vincente che non lascia scampo a Gentilini. 1-0 biancorosso e possiamo dire sicuramente meritato. Dopo aver accarezzato il palo, Bonaventura vuole partecipare al Festival del Gol, scheggiando la traversa. Alza la mano Politi dalla parte opposta, quasi a indicare la presenza in campo della Marignanese. Punizione trattenuta in due tempi da Francesco Scotti. Prima del raddoppio biancorosso, dopo aver preso le misure alla porta, Bonaventura in coabitazione con Allotti e Giua batte per la seconda volta l'estremo ospite. 2-0 e ora si va a riposo con orecchio alla radiolina e sguardo al web. Nella ripresa c'è quantomeno l'orgoglio ospite, Mazzoli grazia così Scotti. Lo stesso portiere è però costretto a un super intervento due minuti più tardi, negando la gioia del gol a Matteo Fabbri, presentatosi a tu per tu con quest'ultimo. Il Rimini torna ad alzare il ritmo con una combinazione Bonaventura-Valeriani con il centrocampista che manda di pochissimo alto. Dall'altra parte Ottaviani cerca la sortita offensiva, tentativo dalla distanza che si spegne alto. Mentre i compagni la combinano grossa quando Valori non riesce ad approfittare per una questione di secondi di un azzardato retropassaggio di Bianchini, ma lo stesso attaccante si rende pericoloso con una giocata di classe che non trova il bersaglio. Zitarekic, dall'altra parte, emula, in quanto al bersaglio, il collega. Il portiere Gentilini si rende nuovamente protagonista, questa volta atterrando Valori lanciato verso la porta avversaria. Per il direttore di gara ci sono tutti gli estremi per il cartellino rosso. In porta, viste le tre sostituzioni, si accomoda Bianchini. Neppure il tempo di indossare i guantoni che Righini pennella una punizione al bacio che batte il portiere da subuteo. Come se non bastasse, Bianchini è costretto a raccogliere il 22esimo centro di stagione di Bonaventura che getta in fondo al sacco la sfera battezzata da Ricchiuti inizialmente sul palo. Mentre la cinquina la firma nuovamente l'attaccante biancorosso che spedisce in porta il tiro cross di Valori. E qui la festa, cantava Giovannotti negli anni 80, non sarà qui solo oggi per la matematica certezza, ma di sicuro il rinvio è previsto per una mini festa in quei di Corticella e per la festa delle grandi occasioni l'appuntamento è rimandato nel paradiso chiamato Romeo Neri fra due settimane. Ma nel frattempo, caro Mastro Nicola, e chi lo dice ad Adrian Ricchiuti che il campionato non è stato ancora vinto? Qualcuno aveva già iniziato a festeggiare, no? Tipo Adrian, che ormai era, non lo tenevi più. E quindi... Beh, Adrian festeggiava già anche prima, l'abbiamo visto qualche foto con i baffi e il naso rosso. Sì, Adrian, non lo so, guarda, fortuna che lo manda a scaldare tutto il secondo tempo, perché sennò non lo sopporterei in panchina per 45 minuti ancora. Ecco qui, adesso finalmente dopo aver visto il servizio del Rimini, cari Irene, sì, c'è la sorpresa, finalmente. Possiamo presentare gli ospiti di questa serata. Iniziamo dalla tua sinistra, Irene, dove troviamo sempre con piacere la giornalista Giorgia Bertozzi. Buonasera a tutti. Andiamo a salutare l'ospite di questa sera, lo ringraziamo di essere qui nei nostri studi di Tele Rimini, l'assessore allo sport del Comune di Rimini, anche del bilancio, Gianluca Brasini. Buonasera a tutti. Buonasera Gianluca, grazie, ci diamo del tu, lo diciamo subito questa sera, va bene. Abbiamo la sua approvazione. Andiamo a salutare l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Che darà del lei per distinguersi. Da... No, noi a te. Allora Gianluca, io per darti il benvenuto nei nostri studi ho pensato, qui chiedo anche l'aiuto del nostro regista Stefano Papini, di farti vedere un articolo scritto nel 2014. Questa è Italia Oggi, riportato proprio sul nostro sito altarimini.it, che ti dedicava un articolo nel 2014 che diceva che meriteresti un Oscar addirittura per aver abbassato di 30 milioni il deficit del Comune di Rimini. Qualcuno evidenziava anche la tua passione per lo sport, indicando la Motor Valley. Dunque io a questo punto ti dico, eri un predestinato per questa città, per la città di Rimini e per questo lavoro? Ma insomma, nemo profeta in patria, recitavo un... non so se si può essere predestinati, non... di sicuro uno fa questo lavoro facendo delle scelte, facendo soprattutto delle cose, si porta dietro sempre giustamente le critiche di una parte che le cose le volevano fatte diversamente. La mia coscienza mi avrebbe, come dire, sarebbe stata più accusatoria se non avessi fatto e quindi magari non avessi ricevuto critiche per quello che è stato fatto. E, insomma, noi dovevamo fare alcune cose, eravamo chiamati, il dovere era un dovere proprio, adesso qui si parlava di bilancio, dovevamo estinguere parte del debito, dovevamo finanziare le opere pubbliche, è stato un lavoro enorme. Dopo, sai, quando si fa qualcuno tante cose... ti voleva dare l'Oscar, Gianluca, per quello. Ti dico solamente questo, Italia Oggi ti ha fatto questo. A Roma non sarei mai andato perché un conto è l'amministrazione locale di un'altra città che tu fai come una missione, no? Quello è un altro tipo di percorso, non,
No, no. Non ti sei mai visto. Allora, preparati perché spiego anche ai nostri tifosi a casa che stasera sarà una puntata dedicata appunto particolare a tantissimi temi. Cercheremo di affrontare in 60 minuti con Gianluca, temi che riguarderanno lo stadio, il bar, e poi li affronteremo nel corso della puntata con la nostra Giorgia, con Emanuele, con Irene e con appunto io. Prego Irene. Allora, torniamo appunto sempre su di te, mi hai detto che possiamo darti del tuo. Allora, tu hai giocato a pallamano in Serie A, giusto? Sì. Anche in nazionale. Sì. Allora, quando eri ragazzino, non svegliamo l'età, allora, a Rimini c'erano diverse realtà ad alto livello, adesso tutte non me le ricordo. Allora, vabbè, c'era la pallamano in Serie A, anzi svegliamo un po' quando eri ragazzino, perché se dico che c'era il calcio in Serie B forse già iniziamo a dare una data. Poi c'era la squadra di pallavolo in A2, la pallamano femminile addirittura ha vinto 2 scudetti. Allora, quindi c'erano delle realtà importanti. Oggi c'è rimasto solo il baseball, se vogliamo, ad alti livelli. Ma è così difficile in questa realtà riminese fare sport ad alto livello? Allora, Rimini è una città particolare, lo è sempre stata, quindi ha avuto alti e bassi. Quei casi di cui hai parlato non è che sono stati anche, come dire, coevi, cioè contemporanei, no? La pallavolo in A2 c'è stato un anno nei primissimi anni 80, la pallamano... Io ho giocato tanti anni, sono andato via da Rimini nel 90 perché la pallamano era sparita nel 90. E poi la prosecuzione della pallamano non è stata una prosecuzione ad alti livelli, sono stati gli ultimi 25 anni, sono stati anni, diciamo, dove abbiamo vivacchiato. Quindi è una città difficile, non per l'indice di sportività, perché ci sono tantissimi praticanti, la gente fa sport, questo è il fatto positivo. È molto difficile, come dire, che a Rimini, sia per la tipologia del nostro tessuto economico e imprenditoriale, sia per i tanti, come dire, le alternative che offre una città, che non si è, soprattutto negli ultimi anni, voluto investire nel cosiddetto sport ad alto livello. Quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è promuovere quelle realtà che coltivavano, almeno dal basso, partendo magari con progetti ragionevoli, ma che avevano anche un margine di sostenibilità, perché oggi economicamente non trovi imprenditori, già non li trovai prima, ma non trovi imprenditori che si vogliono suicidare. E quindi questo è un po'... quello che ha affondato. Sì, le motivazioni sono tante, adesso se ne potrebbe parlare per ore, il perché non ci sono, però è stata un po' sempre una caratteristica, una pecca di questa città. Giorgia. Dunque, io... vado un po' avanti rispetto a quando eravamo ragazzini, però rimango in estate, cioè al momento in cui all'amministrazione è stato chiesto un po' di vagliare quale sarebbe stato il futuro della squadra di calcio. E ovviamente c'erano più progetti, come sappiamo, sul tavolo, e da parte vostra, no, è stato comunque dato un placet a quello che vedeva come capofila Giorgio Grassi. E ti vorrei chiedere a questo punto, visto che di questa stagione sportiva calcistica manca veramente un passo, il motivo che vi aveva spinto a decidere a propendere per questo progetto, e appunto, visto che sta finendo l'anno sportivo, e a che punto secondo voi, da parte dell'amministrazione ovviamente, si è arrivati con questo progetto, e appunto se c'è qualche incontro per pianificare già eventualmente un futuro. Ma la scelta, diciamo, era ricaduta sul comune semplicemente perché esiste un articolo, l'articolo 52 delle NOIF, che sono le norme di regolamentazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, che prevedono che nel caso di procedure di natura fallimentare o messa in liquidazione di società sportive si dovesse, diciamo, individuare nell'amministrazione comunale il soggetto che eventualmente sceglie la candidatura della compagine, che in qualche modo può avere la possibilità di iscriversi a un campionato fino al massimo della Serie D. Queste sono le norme. E quello che abbiamo cercato di fare è stato una procedura trasparente, come abbiamo sempre cercato di fare. Cioè non, inutile dire prendo uno che non conosco o che conosco, ma perché mio amico non conosco, perché mi hanno detto che. Cioè abbiamo cercato di codificare un metodo, che tra l'altro non era un metodo che chiamava noi a fare prioritariamente questa scelta. Siamo stati chiamati successivamente, dopo aver sentito il presidente federale che ci ha parlato di questo articolo. Noi appena abbiamo avuto il placet siamo partiti, abbiamo
fatto una specie di istruttoria pubblica, come si fa con le gare, cercando di codificare un metodo, offerta, componente offerta economica, la componente, diciamo, della compagine sociale che doveva essere locale, perché l'articolo 52 perché mette in mano ai comuni questa scelta, questa patata, perché poi effettivamente è anche un po' una patata, perché l'amministrazione comunale dovrebbe in qualche modo avere un'idea di quali sono le cordate più o meno serie, più o meno credibili, più o meno sostenibili. In realtà alla fine con questo metodo ne erano rimaste due. Quindi la scelta poi è ricaduta su quella che presentava la maggiore presenza proprio interno di compagine riconducibile al territorio e quindi conosciuta soprattutto per quello che riguardava i dati aziendali, patrimoniali, economici, per quello che era la nostra, come dire, capacità di andare a vedere certi dati, che ci dava più garanzia. Quindi non siamo assolutamente pentiti di questa scelta. Anche perché si può dire tutto, ma credo che questa compagine, con gli errori che si fanno sempre quando ci si insedia, quando si conosce un mondo nuovo, una realtà difficile come il mondo del calcio, Rimini, comunque insomma credo che alla fine i risultati li stia portando a casa. È un progetto serio, quindi è serio perché parte dal basso, perché interessa tantissimo i settori giovanili. Hanno fatto una scelta tra l'altro da noi promossa, secondo me bellissima, cioè hanno deciso di mettere pace a Rimini tra nel, diciamo, dissidio che c'è sempre stato negli ultimi anni tra le scuole calcio, sì, e i settori, sì, giovanili. Questa è stata una cosa veramente virtuosa, perché la Rimini Calcio deve pescare i giovani dai serbatoi che le fanno le società di quartiere. Certo. Se la Rimini Calcio fa le scuole calcio, è chiaro che diventa tutto il mondo del calcio locale sparisce, quindi come dire, si esaurisce il bacino da cui puoi prendere i ragazzi migliori. No, è stato, secondo me si sono comportati bene. Insomma. Stanno facendo un ottimo lavoro. Emanuele. Beh, io adesso proseguirei, diciamo, su questo filone. No? E sappiamo che tra i vari soggetti che possono essere interessati a gestire lo stadio, a gestire tutte le cose che stanno per essere messe in campo, c'è anche la Rimini Calcio. E vorremmo un attimino capire come sarà questo tipo di bando, cosa verrà fatto per far sì che un soggetto terzo possa entrare a gestire lo stadio oppure solamente il bar. E avere qualche dettaglio che ci consenta di capire il meno tecnico possibile, cioè allora, che tutti magari lo possono... La gestione degli impianti sportivi pubblici è una delle materie più complicate, che creano anche più problematiche sia ai gestori che alle amministrazioni che possa esistere. Fatta questa premessa, gli stadi di calcio per loro natura non sono strutture particolarmente remunerative, tant'è che noi vediamo in Italia stadi di proprietà, ce ne sono due, e riguardano società di Serie A che sono la Juventus, l'Udinese, poi abbiamo il caso del Sassuolo, ma che gioca in uno stadio di proprietà che è derivato, diciamo, dal vecchio Giglio, che quindi non è stato realizzato e pianificato dal Sassuolo Calcio. Quindi andava già da quegli anni. E quindi perché questo? Perché effettivamente se tu non costruisci intorno a uno stadio, innanzitutto se non è una squadra di altissimo livello, questa è la premessa, ma detto questo una squadra di altissimo livello non ha, come dire, il presupposto poi che tu lo stadio lo possa realizzare, tant'è che Inter, Milan, Roma, Lazio, Verona, Chievo, Sampdoria, Genoa non hanno stadi di proprietà. Quindi si creano modelli di gestione che solitamente sono gestioni comunali, che sono una cosa che se noi guardiamo l'Europa sono indietro, cioè una cosa che non esiste. Sì, noi a livello di paese europeo siamo molto indietro. Molto indietro. Molto e quindi indietro. Gli stadi sono in capo ai comuni. Poi ci sono alcuni comuni che cercano di esternalizzarli. Magari li esternalizzavano prima che uscisse la norma del codice degli appalti, che rendeva anche gli affidamenti un po' più semplici. Allora, cosa abbiamo cercato di fare? Innanzitutto, riavvolgiamo il nastro di un anno, no? Quando io mi ricordo c'era tanta pressione, no? Perché non date lo stadio alla Rimini Calcio? Questa era quando era in Lega Pro, no? Sì. Allora, innanzitutto, tu non puoi prendere lo stadio alla Rimini Calcio perché devi fare una gara, quindi esiste un'evidenza pubblica e deve concorrere chiunque. Ma voi vi immaginate, pensando l'anno scorso, no? O un anno, sì, più o meno un anno fa, sull'area dell'entusiasmo, se noi avessimo fatto la scelta di dare a quella Rimini Calcio, perché noi siamo un'amministrazione, dobbiamo ragionare in un'ottica sempre di medio e lungo periodo, non possiamo stare dietro la pancia, no? delle contingenze. No? Allora, pensate voi se l'anno scorso avessimo dato lo stadio alla Rimini Calcio con una società che è andata verso il fallimento, quindi non avremmo avuto gli interventi, non avremmo avuto il campo nuovo, gli spogliatoi, lasciamo perdere la pista che al calcio non piace.
ma non avremmo avuto gli interventi per la città e per la Rimini Calcio. E in più avremmo lo stadio con i sigilli, probabilmente, perché una società fallita che non paga le utenze, chiaramente avrebbe... Però di questo non parliamo più. Oggi siamo in un altro scenario. La società Rimini Calcio è una società che fa piccoli passi oggi, Rimini Football Club, li fa con grano salis, non si vuole suicidare, sa benissimo cosa significhi oggi per una società che ha investito tantissimo in un campionato di eccellenza, pensare anche a investire in interventi a uno stadio. Lo stadio di Rimini richiede interventi. Molti interventi. E quindi è ovvio che fare questo sono due passaggi abbastanza difficoltosi. Allora noi procederemo per step. Abbiamo fatto l'anno scorso gli interventi che dicevo, quest'anno partiremo con la parte bar, ristorazione, anche una piccola area museale, commerciale, insomma aree che daranno più, come dire, migliore fruizione dello stadio più vita, già da subito. Diciamo, più vita. Mm-hmm. Andrà fatto un bando che viene fatto a giorni. È chiaro che nel bando, essendo un bando di evidenza pubblica, può concorrere chiunque. L'intervento invece sullo stadio è un intervento che noi pensiamo intanto sulla tribuna storica, magari dopo se volete ne parliamo, che riguarda il famoso incentivo dell'Arbonus. Quindi sono due oggi gli interventi. Sì, esatto. Sono il secondo e il terzo step di quello che abbiamo iniziato l'anno scorso. Sempre con questa modalità in cui alla fine è il pubblico, insomma il player, no? che porta avanti le cose, che sarà un modo magari... non europeo per certi versi, perché in Europa gli stadi addirittura sono di proprietà degli stadi di calcio, però per avere società che si comprano e si realizzano degli stadi ci vogliono capitali enormi che oggi le società di calcio non hanno neanche in Serie A in Italia. È vero, questo è vero. Ci sono delle date già, scusa se ti ho interrotto. Hai delle date già su quando potranno uscire questi bandi? Allora, il bando noi dobbiamo andare in consiglio comunale entro aprile, diciamo nel mese di aprile, per una delibera che si chiama il codice, praticamente è una normativa che riguarda l'igiene pubblica, che estende agli impianti sportivi pubblici la possibilità di fare tutta una serie di attività commerciali, ristorative e quant'altro. Dopodiché entro la fine di aprile faremo il bando, quindi noi l'auspicio chiaramente che questi nuovi interventi, che riguarderanno principalmente tribuna centrale, tribuna storica, quell'area lì, saranno pronti per l'inizio del campionato 17-18. Perfetto. Quindi questi interventi saranno comunque a capo del comune? No, gli interventi questi di, diciamo, riqualificazione, restyling, di restyling, di che stiamo parlando adesso, dei bar, saranno a carico del privato. Del privato, sì, o gestore. Sì. Non sono interventi che richiedono capitali enormi, insomma. Però sono interventi che sono poi, per chi ne avrà l'affidamento, anche remunerativi, quindi è interessante. Sì. Andiamo a toccare, Gianluca, adesso le note più dolenti. Pregherei la regia appunto di mandare il servizio, le slide relative alla Gaiofana. Ti riporti indietro con la memoria, perché qualche anno fa ti cimentasti una metafora calcistica per replicare le accuse piovute addosso all'amministrazione comunale, no? Lei, a secondo Biagiamati, qui facciamo il nome, a capo della Football Village SRL allora, di aver trovato il pollo da spennare. Lui si affermò tale citazione. La cittadella rimarrà ancora per molto il cosiddetto buco nero della città, o ci saranno degli interessanti sviluppi già a partire dall'estate in arrivo? Questo attualmente, come adesso, sì, la Gaiofana. Siamo andati anche due volte a Striscia la Notizia, sì, con mio amico Brumotti. Allora, prima di tutto, per tranquillizzare anche i cittadini riminesi, questa è una cosa importante, questa non è un'opera pubblica, quindi non è stato speso un euro di risorse pubbliche. Il Comune non ci ha messo nulla. Il Comune fece, prima degli anni 2010, nel 2008 mi sembra, un bando, dove mise a gara la realizzazione di un impianto sportivo in un'area in diritto di superficie, quest'area della Gaiofana, e questo bando se la giudicò una società che si chiamava ormai Football Village, perché oggi sì, è in liquidazione, cioè esatto, liquidazione, è in procedura fallimentare, e si aggiudicò questo bando, iniziarono i lavori, e i lavori si sono interrotti ormai da 3 anni. Quindi, di questi lavori chiaramente è stata contemporanea all'inizio della insolvenza di questa società che si chiamava Football Village, e il Comune non poteva entrare in questa situazione perché i creditori
e diciamo, la società Football Village entravano in un rapporto che era regolato prima dalla questione economiche tra creditori e debitori, e dopodiché è entrato un curatore fallimentare. Quindi il comune non ha potuto fare nulla. 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 Ripeto, anche lì un bando, evidenza pubblica, nessuna risorsa, neanche un euro di soldi pubblici, è un impianto sportivo privato. Quello è come se uno decide di realizzare un ristorante, una discoteca, cioè quello è un impianto sportivo privato. È chiaro che io, come assessore allo sport, dico: è uno spreco lasciare una roba inutilizzata. È iniziata un'interlocuzione con il curatore fallimentare, e è una cosa molto tecnica, ma qual è la prospettiva? La prospettiva è che si arrivi a un atto transattivo con il curatore fallimentare, adesso vi stringo le procedure, attraverso il quale, atto transattivo, il comune rientra nella disponibilità di quell'area. Potrebbe essere anche in tempi ragionevolmente brevi. Io mi auspico l'atto transattivo anche entro quest'anno. Dopodiché il comune ha due strade: o mette a gara il completamento delle opere, quindi le risorse che mancano, circa 2 milioni di euro, per completarlo, e quindi chi se lo aggiudica lo gestisce anche, o altrimenti il comune lo proprio a cure e spese lo completa e poi lo dà in gestione a terzi. Queste sono le due strade. Però mi sento di dire che da quando il comune è potuto entrare in gioco, ovvero da quando è stato nominato il curatore fallimentare pochissimi mesi fa, perché fino a quel momento il comune nulla poteva, con il curatore devo dire che insomma, il rapporto è costruttivo, molto costruttivo. Quindi è difficile dirlo perché qui c'è il tribunale, quindi io non posso definire quelli che sono i tempi di un fallimento. Ripeto, fallimento dove il comune non c'entra nulla. Il comune è la comunità, poi gli sportivi riminesi sono vittime qua. Non è neanche il comune che è direttamente parte in causa, perché come dicevo e lo ripeto per la terza volta, il comune non ci ha messo soldi nella Football Village. No, questo è fatto bene a sottolineare. Irene, so che tu avevi una curiosità in particolare. Irene, diverse stasera, a quale ti riferisci? Vai, io adesso voglio parlare di cose belle, vai. Non so se era quella che ti riferisci tu, la farò dopo. Allora, parliamo di cose belle, che è il progetto ambizioso della ricostruzione del Teatro Galli. Tu avresti mai immaginato, quando eri ragazzino, che ci giocavi a pallamano, perché lì c'era una palestra una volta, avresti mai immaginato che poi da grande tu saresti stato colui che andava comunque a far parte di chi poi avrebbe poi pianificato questa ricostruzione così importante e ambiziosa per la nostra città? Il Teatro Galli è una delle, sicuramente, qui bisogna dire che non è che è solo la nostra amministrazione, io devo dare, cioè cerco di essere onesto anche intellettualmente, sì, qui, tu ci spieghi. Qui la città ha lavorato in maniera anche, a volte ha fatto delle curve, prima c'era la ricostruzione filologica, poi no, il teatro moderno, però con la facciata del teatro ottocentesco. Questo è Rimini, no? Quello che posso dire è che abbiamo cercato di fare noi è dare il via, è quello, cioè dopo le idee, dopo il, come dice qualcuno, finalmente dopo il sogno attuare. Ci deve essere il segno, ci deve essere il cantiere, e il cantiere non si deve fermare, deve andare avanti. E a che punto siamo? Siamo ben poi là. Considerate che le opere edili sono già molto avanti, è chiaro che le opere, diciamo, di finitura, quindi i decori, i lavori, diciamo, di natura anche artistica, non solo edile, sono lavori molto complessi. Però io posso dire, da assessore al bilancio, il teatro è tutto finanziato. Le opere, fortunatamente, come non sempre accade, stanno dentro il finanziamento che è stato erogato, e questa è una cosa molto positiva, molto positiva, perché noi ci troviamo opere che nascono con un costo 100 rimangono ferme, poi il costo diventa 200. Esatto. Il Teatro Galli si, diciamo, completerà stando dentro il quadro economico. Io c'è già una data di probabile apertura? Ma potrebbe essere fine 2018, però dopo non vorrei... No, non illudiamo. Teniamoci in maniera indicativa. Però insomma, il teatro, penso che, almeno io lo dico da cittadino, tutte le volte che passi di lì e vedi un pezzo nuovo... È già una soddisfazione. Non ti mancano le ginocchia sbucciate alla palestra dell'ex teatro? Io ho iniziato a giocare ai Salesiani, dove le ginocchia sbucciate erano ancora più... Si giocava praticamente sull'asfalto, quello granuloso. Giorgio. Ma allora, visto che
E insomma, legherete questa, il nome di questa amministrazione alla riapertura del Teatro Galli. Noi speriamo, da tifosi del calcio, che riusciate a legarlo anche alla ristrutturazione del Romeo Neri. Parlavi prima, diciamo, del secondo step, no? Oltre appunto al bando per la gestione della ristorazione, eccetera, che sarà. Ci spieghi anche in spiccioli, insomma, che cosa significa? C'è una possibilità, allora, per cercare di invogliare le imprese anche a stare vicino allo sport, o comunque vicino ai luoghi della cultura, i luoghi identitari della città. Pensiamo soltanto, non so, alla Domus del Chirurgo. Io dico lo stadio, perché lo stadio è l'opera, diciamo, più forse, cioè, più, più sentita, più... Certo. C'è una possibilità che deriva da una legge dello Stato per le imprese di detrarre fino al 65% dei contributi che vengono dati alle amministrazioni locali per la riqualificazione del patrimonio artistico, culturale, archeologico. Siccome lo stadio di Rimini è composto da una parte preponderante che è la tribuna storica, che tra l'altro è tutelata dalla sovrintendenza dei beni culturali, abbiamo fatto tante verifiche e a seguito di queste verifiche è emerso che quella tribuna può essere riqualificata con il contributo dei privati che possono detrarre queste risorse. Quindi, in poche parole, se io sono un privato e do 100.000 euro per rifare per ritinteggiare completamente, riqualificare, per abbellire, certo, la tribuna storica, in realtà ne spendo solo 35, perché gli altri 65.000 euro vanno in detrazione. Quindi il 4 di aprile faremo un incontro con ordini di commercialisti, imprese, per invogliarli proprio a promuovere questa formula. Noi abbiamo già fatto 5 praticamente stralci di progetto, in base a quanto riusciremo a raccogliere di risorse, e questi 5 stralci riguardano tutti la tribuna storica. Se vi siete dati dei budget diversi in base a quanto riuscirete a raccogliere. Sì, perché non sapremo, siccome Rimini, quando si fa l'attività cosiddetta di fundraising, non si porta a casa molto, e questo è... Partiamo dal basso. È storia. Però io penso che costruito in un modo... Cioè, io se fossi un imprenditore, legare il mio nome a una cosa bella come magari il rifacimento della tribuna storica dello stadio della tua città o la Domus del Chirurgo, dico due esempi a caso per cercare di invogliare chi ha magari più, certo, amore per lo sport, o però dimostrare che la tua città è un qualcosa che ti è un po' nell'anima, cioè che in qualche modo la... Sono 5 ipotesi avete fatto, qual è quella più ambiziosa e quella più bassa? No, cioè, ma sono 5 stralci che sono uno, diciamo, funzionale all'altro. No, però cioè, crescendo dal più piccolo, cioè tipo l'ipotesi più meno ambiziosa, quanto consiste come spesa? Beh, ma adesso noi... Più o meno. Noi se arriviamo a investimenti di 700-800.000 euro con questo tipo di contributo è già un bel risultato, ma si fanno tante cose con 700-800.000 euro, esatto, se il progetto è fatto bene. Quindi questo qui esula ovviamente da bandi, da cose, insomma, qui no, è il questo lo fa il comune come soggetto attuatore, ma lo fa in collaborazione con i soggetti donatori. Quindi mettiamo che ci siano 5, 6, 7 imprese che vogliono contribuire a questo progetto, noi insieme, chiaramente, perché se io do i soldi ovviamente voglio avere anche un ritorno, ma a parte un ritorno voglio avere anche parte in causa nel capire se quei, certo, 5 stralci mi vanno bene. Comunque chiaramente devono riguardare lo stadio e le sue infrastrutture, insomma. Emanuele. Sì, io rimango su un tema simile, no? Io mi ricordo, era il 26 luglio del 2016, mi sono andato a riguardare l'articolo, se no non mi ricordavo, si parlava praticamente per finanziare lo sport riminese della creazione di una fondazione per lo sport a cui dovevano partecipare le imprese locali, ovviamente quelle più importanti, con quote magari più importanti, più significative, a scendere fino alle imprese meno grandi, ma addirittura anche i tifosi, dove potevano tutti creare questo bacino da cui lo sport riminese poteva attingere per alimentarsi meglio, visto che, come dicevamo prima, è difficile adesso trovare degli imprenditori che si votano anima e corpo al finanziamento anche solo di un'impresa sportiva. E questa cosa a che punto è? Se sta andando avanti, se è defunta, a che punto siamo? No, l'idea è comunque creare uno strumento per finanziare lo sport in maniera strutturale. C'è un problema, Rimini, che noi possiamo inventarci tutti gli strumenti che vogliamo, però se alla base non ci sono poi soggetti che finanziano, andiamo soltanto a fare cannibalismo tra quei due o tre ormai
Io, per me vanno beatificati aziende che continuano a supportare lo sport. Quello strumento lì è uno strumento che deve contribuire a trovare nuova linfa, nuovi sponsor. Ripeto, in questa città questa attività qui è difficilissima, non è solo difficile nello sport, è difficile nell'organizzare eventi per la cultura, per tutti i settori, è molto molto difficile, perché è una città che nasce e si sviluppa su probabilmente attività che sono diciamo fortemente incentrate sul turismo, su una città che vive due mondi diversi, l'inverno e l'estate. Quindi io quello che dico sempre alle imprese, tu non puoi pensare di seguire anche a livello di società sportiva una società fino a maggio e poi sparire e ci rivediamo nelle città, diciamo, dove lo sport è 12 mesi all'anno, come dire, le aziende con i propri dirigenti entrano nelle società, fanno parte del capitale sociale, partecipano con i genitori, con i support. Noi siamo una realtà molto particolare in questo senso, dove ci sono pochissime aziende vere, tantissime. La nostra economia si basa sul terziario, quindi sui servizi, sull'economia turistica, sugli alberghi, i ristoranti, i bagnini. E quindi faccio un esempio: il turismo, andare a fare anche lì la questua delle risorse per supportare il turismo, che è la principale industria della nostra città, non ci si riusciva, non c'era modo. Tramite uno strumento che è normativo, che è l'imposta di soggiorno, si riesce. E quindi l'imposta, hai detto bene? L'imposta. L'imposta. Se esistesse un'imposta sullo sport. No, manca anche quella. Non esageriamo. L'imposta di scopo sullo quella lasciamola stare. Va bene, noi ci fermiamo proprio per due minuti, dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo e diamo la parola subito a Emanuele. Pubblicità. Siamo in studio, do ovviamente la parola al nostro Emanuele. Prego Emanuele. Grazie, prendo la parola molto volentieri. No, a parte gli scherzi, no, rimango sul tema che avevamo toccato prima di andare in pubblicità. E io credo che a Rimini, no, soprattutto nell'ambiente del tifo, si è creato un dualismo. Prima parlavamo appunto di reperire fondi, di reperire soldi per lo sport, parlavamo di fondazione per lo sport, e parlando a 360 gradi, giustamente hai detto, è difficile anche per gli eventi. E negli ultimi anni, col fatto secondo me che quando avevamo uno sport non altissimo, comunque ad alto livello, non avevamo eventi a sfondo sportivo, mentre adesso abbiamo avuto eventi a sfondo sportivo con lo sport locale molto in basso, si è creato questa specie di dualismo tra i tifosi e si è portati a pensare che sia impossibile avere l'uno e avere l'altro. E molti hanno pensato che la direttrice presa dall'amministrazione fosse di privilegiare il reperimento degli sponsor per quello che erano gli eventi. Sai bene, insomma, che la Color Run era diventata una specie di simbolo in negativo, no? Cioè, ci sono state contestazioni, ci sono state varie. Quest'anno hanno fatto prima, non sono venuti. Ecco, quest'anno. Ecco. Ma questo è l'esempio, no? Diciamo di quello che pensano i tifosi, cioè la Color Run oggi c'è, domani no. E diciamo che nel DNA della città non incide. Invece lo sport cittadino ovviamente ha un'importanza fondamentale. Se il reperimento degli sponsor per uno e per l'altro fosse in concorrenza, la gente si aspetta che venga privilegiato lo sport cittadino. Io ti chiedo, è in concorrenza? È così che funziona? Cioè, o per uno o per l'altro o per tutti e due? Ma è una cosa che c'è uno striscione, infatti possiamo è una andare. Cosa che non sta né in cielo né in terra. Prima di tutto sarebbe vero con due presupposti. Il primo è che noi diamo dei soldi a questi eventi, no? Primo. Secondo, che noi potessimo eventualmente distrarre quei soldi che diamo per gli eventi, che non diamo, e li potessimo dare alla Rimini Calcio. Allora, siccome né l'una né l'altra sono due cose che non esistono, prima di tutto perché? Perché gli eventi che citavi, la Color Run, ho visto quello striscione, è una cosa che faceva tenerezza, cioè mettere in relazione la Color Run con il calcio, perché la Color Run è un evento che organizza RCS, RCS è un nostro partner, che è la Gazzetta dello Sport, il principale quotidiano in Italia. La Color Run a noi non ha chiesto un euro. Questo va specificato, perché magari euro, loro non lo sanno. Il Comune di Rimini. La Color Run è stata un evento che doveva durare un anno, perché RCS è il gruppo editoriale
Rizzoli, Corriere della Sera, certo, adesso Gruppo Cairo l'ha acquisito, che organizza, questi li chiamano mass event, per fare della pubblicità e dare animazione alle città turistiche. A Rimini devono venire per un anno. Siccome sono arrivati numeri clamorosi a Rimini, siamo arrivati a 12-13 mila iscritti, ripeto, senza un contributo, cioè l'amministrazione non ha speso, cioè RCS è un soggetto che non ha bisogno del comune di Rimini. RCS dà animazione a un evento dove ci sono famiglie, bambini, gente di tutte le età che si diverte. Allora, mettere in relazione un evento che piace tantissimo alla città a un'eventuale distrazione di risorse che dovevano andare alla Rimini Calcio, alla Rimini Basket, cioè è una roba che non sta né in cielo né in terra. Né in cielo né in terra. Hai fatto bene a specificare, ma perché molti è un'argomentazione che se uno la vede da fuori dice ma non so, Rimini vi siete, tra l'altro noi siamo, non vorrei dimenticarlo, una città che vive di turismo. Allora, a gratis, come si dice a Rimini, essere sul principale quotidiano italiano cartaceo con pagine intere che recitano Rimini meravigliosa, con 11-12 mila persone che corrono sulla spiaggia colorate, e quello è uno spot bellissimo gratis, pensate quanto costerebbe comprare delle pagine sulla Gazzetta dello Sport per promuovere la nostra città, cioè è un valore aggiunto per la nostra città. Poi se uno dice no, io mi voglio chiudere, non voglio essere una città turistica, voglio pensare che tutto quello che succede in questa città è qualcosa contro di me, in questa città si pensa troppo spesso che le scelte siano contro qualcuno, qui non si fa scelte contro nessuno, qui si fa scelte, si cerca, sbagliando anche, di fare scelte per la nostra città, ma pensare che ci possono essere sponsor, a parte che farebbe anche ridere, perché RCS c'ha Vodafone, cioè Gazzetta dello Sport si porta dietro dei partner che hanno tutte altre mire, cioè non è che pensano a Rimini, cioè loro fanno un evento che è un evento come dire, di tipo ricreativo, come ci sono tanti eventi in Italia di questo tipo, e non è un rapporto che deve andare avanti in eterno, tant'è che dopo 3 anni si è chiuso, si può riaprire con un altro evento, ma non c'entra niente con lo sport di Rimini, tanto non è neanche una corsa. Si potrebbe più dire forse la maratona, ecco, la maratona essendo un evento agonistico. Esatto, stavo per chiedere. Poi non può non piacere perché crea disagi alla città, sì. Però quello è un evento sportivo, sotto leggi della FIDA, del CONI, ma quell'altro è un evento ricreativo. Certo. Sì, adesso la Color Run, perché era assorta a simbolo, sì, no, dell'evento riminese, lì era stata, c'erano stati vari comunicati domanda, anche ovviamente era d'obbligo, anche perché hai fatto benissimo a spiegarlo. Sì, sono d'accordo anche con te quando dici che comunque un'importanza da parte della Gazzetta dello Sport è tanta roba per Rimini, dato che dicevi le espressioni che si usano qui in Romagna, tanta roba si usa a dire qui in Romagna. Giorgio, so che è pronto alla prossima domanda, prego. Sì, no, adesso mi è venuta in mente un'altra domanda cattiva, no, nel senso, i tifosi si chiedono, ma perché l'assessore allo sport non è mai la partita la domenica? Che la moglie non vuole. Se la moglie non vuole, ha ragione la moglie. Allora, io ho fatto anni in cui sono andato, anche quando avevo quasi smesso di giocare, che giochicchiavo, diciamo, e non avevo figli, non avevo 2 lavori, io andavo anche in trasferta, mi sono fatto gli anni famosi, il filotto, no, con gli spareggi dove perdevamo sempre, andavo nei distinti, ci chiamavamo, insomma, distinti ma non troppo. Adesso faccio più fatica, ma faccio più fatica ad andare anche alle celebrazioni di qualunque tipo. Chi mi conosce, io sono uno che sta molto sul pezzo al lavoro, quindi io dedico quasi tutte le mie giornate a lavorare, a reperire risorse, ho 5 deleghe, ho un altro lavoro, ho 2 bambini piccoli, è ovvio che quando riesco vado anche ad assistere a eventi sportivi. Non sempre, lo ammetto, però io penso che se mi dedico di più a reperire risorse, a fare cose per la mia città, forse sono più utile piuttosto che andare a mettere la mia faccia alle cene, agli incontri, in televisione, come io sapete, non vengo mai. Ti ringraziamo che sei venuto questa sera, infatti sono contentissimo. È un anno che ti cerchiamo. Dai Gianluca, sono contento. Quindi non è un... non è un alibi. L'anno scorso sono andato e sono andato. Ti ho visto poi tra l'altro la Rimini Marathon, una strada Rimini, hai anche partecipato, se non sbaglio, a una corsa di podismo, quindi lo scorso anno. Io se ho un po' di tempo faccio sport. Fai. No, questo lo perché devo io vivo lo sport come fosse veramente per me una droga. Cioè se io non faccio sport, ecco, quella è una cosa veramente che mi fa star male. Ma se Grassi ti facesse la proposta per il prossimo anno, saresti pronto per la Serie D come giocatore?
Ma cerco di drammatizzare un po'. Avevo dai. Due piedi. T'abbiamo visto in un palleggio qualche anno fa. Irene, so che hai una domanda particolare. Sì, per la Rimini Calcio femminile che ci sta a cuore, che scenari si prospettano? Continuerà a giocare al Neri? Ah, no? Neri, una delle cose che forse non è mai stata sufficientemente pubblicizzata è una cosa che con il progetto dello scorso anno, del rifacimento del campo di gioco in sintetico, degli spogliatoi, ma anche della famigerata pista, parlo famigerata perché questo sarà un pubblico principalmente per famigerata, noi lo è, però ogni giorno ci sono circa 500 atleti dalla mattina alla sera, che vedete i fari dello stadio sempre accesi, ogni giorno che fanno sport, di tutti gli sport, calcio Salena con il campo in trasversale, se andate, ecco, io magari non vado tutte le domeniche allo stadio, ma vado spesso a vedere cosa succede negli impianti sportivi, e con la pista ovviamente, con i suoi praticanti, quindi con il calcio femminile che prima non aveva una casa e adesso si allena e gioca allo stadio Romeo Neri. Esatto. A me questa cosa che lo stadio, abbiamo 78 impianti sportivi comunali, lo stadio di calcio paradossalmente era l'impianto meno utilizzato della città. Quel progetto che è costato 1.200.000 euro complessivamente, spogliatoi, rifacimento di tutto il campo e tutto il resto, ha fatto sì che almeno, non dico le tribune perché siamo ancora al terzo mondo, ma almeno l'impianto sportivo oggi è un impianto che muove tantissimi sportivi, tantissima gente. Quindi in periodi storici di risorse limitate devi fare, come dicevo prima, delle scelte, non si può arrivare dappertutto. Ed è vero. Allora andiamo adesso su Emanuele e poi torniamo da te, Giorgio. Prego. Sì, io volevo fare una domanda che, cioè più che una domanda, è un ricordo, è una curiosità che mi volevo togliere io. Cioè c'è stato un momento in cui sembrava che si potesse ottenere insieme alla pista di atletica anche lo spostamento della curva attaccata, diciamo, alla porta, come ero quando ero un bambino io, no? Una cosa tipo quella, mi ricordo che ho visto foto, ho visto progetti, ho visto di tutto, e doveva stare questa tribuna rimovibile all'interno della lunetta. È una cosa che realmente ha avuto un percorso, cioè ci si è realmente pensato negli uffici opportuni, oppure è stata solamente un'illusione con cui anch'io per primo magari mi sono illuso, abbiamo voluto crederci? C'era la possibilità davvero di farla, o è stata, non diciamo una bolla di sapone, comunque un qualcosa che in quel momento lì è servito magari a tenere tranquillo qualcuno che altrimenti avrebbe... L'idea partiva dall'allora Rimini Calcio. Io dissi, cioè l'ufficio tecnico poi disse, ma scusate, se questa idea fosse percorribile, esisterà nella FIDAL o comunque in Italia, no? Un campo da calcio omologato e una pista atletica omologata con una tribuna nel mezzo. Però, cioè, allora, partendo dal presupposto, quella pista è stata fatta, e ripeto, allora, cioè un anno, non tanto tempo fa, un anno fa, se noi avessimo dato lo stadio in gestione, avremmo avuto la pista con le onde, i bambini che si facevano male, perché non è che ne abbiamo un'altra di pista a Rimini, ok? Quindi abbiamo quella. Magari si faceva da un'altra parte. Sì, però Giorgia, se si faceva da un'altra parte, sai cosa significava? Che mentre quella pista è costata 500-8.000 euro, se tu facevi l'impianto di atletica, non la pista, da un'altra parte, ne costava 2 rotti. Perché? Perché devi trovare l'area, devi realizzare gli spogliatoi, devi realizzare le recinzioni, l'illuminazione, un impianto sportivo bello e buono. Allora, torniamo al discorso iniziale. Una volta, cioè nelle città normalmente quando si fa poco ci si trincera sempre, no, ma io voglio fare il meglio e quindi non faccio nulla. Noi su certi aspetti non diciamo che abbiamo dato alla città le risposte migliori, ma almeno abbiamo dato le risposte che danno una soddisfazione a buona parte degli utenti. Cioè di chi fa sport. Se mi si chiede, sei soddisfatto di avere a Rimini uno stadio di questo tipo? No, chi è che può essere soddisfatto di uno stadio, soprattutto se consideriamo le tribune, anche perché i bagni, Gianluca, gli spazi comuni? Dalle curve mi dicono che non si vede assolutamente nulla con la pista. Dall'altra parte non vedi la Io capisco il discorso sì, che stai allora, facendo. Adesso io dico una cosa, noi siamo in eccellenza, sì. A me va bene tutto. Nel 2000 la Juve ha giocato la finale di Coppa dei Campioni a Berlino in uno stadio dove c'è la pista di atletica. Certo, no. La finale di Coppa dei Campioni, non il torneo dei bar, ok? Certo. Quindi è ovvio che si vede meglio, no, la partita, però io torno sempre, io devo fare la minestra con tutto. La pista non è stata fatta e realizzata per fare gli eventi, come qualcuno erroneamente dice. Nessuno ha mai avuto l'ambizione di fare gli eventi. Noi dobbiamo dare una risposta a scuole, università,
praticanti, le società sportive che fanno la preparazione, la pista atletica serve anche per quello, cioè ci sono decine e decine di persone che la usano, quindi non è un impianto fatto per fare gli eventi per dar fastidio a qualcuno, sempre la logica, no? Fai qualcosa, certo, per fare contro, cerchi di fare cose costruttive per la tua città, poi ripeto, sbagli, ipoteticamente ci può essere sempre qualcosa di meglio, no? Sì, quello però che... dopo nella pratica bisogna fare i conti anche. Si trova a fare i conti con quello che cerchi, pensi che sia meglio per la tua città. Giorgia, allora, diciamo, chiudiamo il cerchio degli impianti sportivi riminesi i più importanti, e ovviamente non si può non parlare di Acquarena, che ormai è in addirittura d'arrivo, nel senso si inizia comunque tangibilmente. Volevo chiedere se sarà comunque se sarà dato spazio anche a eventuali società, non so, mi viene in mente dopo lavoro ferroviario, forse a Rimini le società di nuoto ce ne sono veramente poche, se si toglie il garden. Ok. Giorgia, devi guardare anche un po' gli altri sport. Sapete qual è l'impianto sportivo di Rimini che ha più entrate, ma non entrate stimate? Non dirmi la piscina poverina, sì, del palazzetto. La piscina comunale del palazzetto, quella che io mi vergogno a definire piscina, fa 10.000 accessi al mese. Esistono tante società sportive, il nuoto è una disciplina che ha un numero di utenti, è chiaro che non ha eventi, non ha, ma è lo sport inteso proprio come pratica, lo sport del nuoto, del recupero funzionale, l'acqua motricità per i bambini, l'acqua gin, cioè tutte le attività che può fare la piscina. Quando noi siamo arrivati abbiamo detto, noi abbiamo tre buchi neri nell'impiantistica sportiva, ne abbiamo tanti nell'impiantistica sportiva, ma tre principalmente. Abbiamo una pista atletica inutilizzabile, abbiamo un campo di calcio del 1961 dello, sì, stadio. L'ultimo rifacimento. E non abbiamo la piscina praticamente. Allora, in tutti e tre, allora due sono già stati fatti e la piscina inizia i lavori adesso. Io penso che, è chiaro, si poteva fare meglio. Se la domanda è, Giorgia, in piscina ci andranno le società del nuoto? Sì, perché? Perché le società del nuoto sono quelle società che oggi hanno il diritto di avere delle ore in quella che oggi è una vasca, che sarà la metà di quella principale che verrà nella piscina nuova circa, in più nella piscina nuova ci saranno altre due vasche, e avranno i loro spazi alle tariffe convenute. Sì. Quindi non sarà un impianto privato. Dimmi un po' di società di nuoto a Rimini, perché a me viene in mente solo Garden e dopo lavoro. La rinascita nuoto... la ACLI, la DLF, insomma sono tante, fanno anche numeri, ripeto, incredibili, se pensiamo che a Rimini non abbiamo solo una vasca, una, è messa male, è messa molto male, quindi a Rimini c'è un bisogno di impiantistica, tra le, diciamo, nell'impiantistica sportiva, non parlo delle strutture, diciamo, per eventi, ma nell'impiantistica sportiva le principali emergenze, urgenze erano nuoto, pista di atletica, campo da calcio, ma anche i campi da calcio di quartiere. Certo. Siamo intervenuti su almeno 7-8 impianti di quartiere in anni dove le risorse erano limitate, quindi... Posso fare l'ultima? Vai. Vai. Minuti, allora, finali, vi chiedo di essere più telegrafici. Sì, telegrafica. Allora, da 105 stadio, torniamo a 105, rimane stadium, rimangono veramente eventi spot e un po' una cattedrale nel deserto. È vero che è finita la concessione alla Stadium SRL? Come funziona? Sì, è scaduta, adesso si fa la gara per trovare un altro gestore. Quando? Allora, facciamo adesso entro maggio, perché... Tutto aprile, poverini. Sì, sì, sì. Entro maggio. No, ma è scaduta da poco. È scaduta 31-12. Emanuele. No, sì, mi volevo infatti collegare adesso a quello che diceva appunto Giorgio, perché una delle polemiche più sentite, sì, no, tra calciofili e tifosi di basket era: voi avete due palazzetti, noi abbiamo uno stadio solo, tra l'altro nelle condizioni in cui è. No, una curiosità che avevo, quando è venuto Grassi un mese fa, parlava di usare Piazzale del Popolo prima delle gare per fare una sorta di campus espositivo per i potenziali sponsor che ci possono essere. Quel tipo di cosa prevederebbe qualcosa di importante a livello... di amministrazione, oppure bastano dei permessi, delle cose? Ma no, vanno chieste le autorizzazioni, ma credo che è una cosa bella, cioè se si riesce a muovere il progetto della Rimini Football Club di Grassi è bello, perché è un progetto che cerca di, diciamo, coinvolgere famiglie, non, diciamo, non, che se non si ferma i 90 minuti
della partita, ma che magari durante la settimana quando tu accompagni i figli, perché se vedete allo stadio Romeo Neri, tanto ci andate anche durante la settimana, si allenano gli allievi, gli juniores, cioè tutte le categorie giovanili. Quindi pensate alle famiglie. Quindi l'idea di vivere un impianto per tutta la settimana è una bella cosa. Quindi se, quando ci sono le partite, ben vengano, diciamo, iniziative anche collaterali. Quindi diciamo che la scelta, per il momento siete contenti della scelta che avete fatto? Sì, 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 no, ma a parte che quest'inverno qualche dicembre turbolento, c'è stato un momento un po' particolare. Comunque, cioè, siamo gente ruvida a volte, ma sincera, almeno tra di noi, cioè, ci diciamo le cose. Secondo me si poteva evitare di andare magari sulla stampa, sui giornali. Ha dichiarato anche lui quando è venuto qui 2 mesi fa, però lui ha detto che ha voluto dare un segnale alla città. Il segnale l'avete dato anche voi nella risposta, perché è stato un comunicato sì, pepato. Abbastanza. No, ma io cerco di ragionare sugli atti, sulle cose da mettere, che ripeto, non è facile. Se noi ci perdiamo nelle discussioni, nei litigi, nel pro, nel contro. Torno all'esempio, te mi hai chiesto della piscina. Sapete qual è stata la argomentazione più grossa sulla piscina comunale? Dove farla? Perché tutti la volevano nel proprio quartiere, tutti. La meritava Visoia. Quando fai però gli inceneritori, quando fai i termovalorizzatori, i campi nomadi, adesso non voglio scomodare, però nessuno li vuole. Quando fai la piscina tutti la vogliono nel proprio quartiere. È un po' normale, diciamo che... Che dobbiamo salutarci. Ci sono dei messaggi, ma non li riusciamo a leggere. Siamo alle battute finali. Grazie Irene Benedetti. Buona serata, buonanotte, un bacio. Grazie a Giorgia Bertozzi. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie Assessore Gianluca, grazie a voi, qui. Grazie dell'ospitalità. E grazie ad Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Noi ci vediamo lunedì prossimo, sempre a partire qui dalle ore 20:45. Grazie ancora.